Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ma soprattutto bentornati su Fuzzy Channel. Nel video di oggi vado a parlare di questa Roventa X Nano, leggerissima, compatta e multifunzione. Ve ne parlo subito dopo la sigla. Allora ragazzi, questa fantastica aspirapolvere ho deciso di portarla sul canale perché è molto leggera, è multifunzione, non costa molto e secondo me è un'ottima alternativa a tante scope che sono in commercio. Ma prima di tutto, ve ne parlo tra un attimo, non vi dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sui nuovi video che usciranno ogni settimana. È semplicissimo, basta cliccare sul pulsante rosso qui in basso, iscriviti, e per voi è gratuito e per me sarà di grande aiuto se lo farete, grazie 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 anticipatamente. Allora ragazzi, vi spiego come funziona. Adesso voi la vedete già qui, ma tra poco vi faccio vedere l'unboxing per mostrarvi tutti gli accessori inclusi in confezione. Allora, andiamo a vedere rapidamente cosa c'è in confezione. Confezione che arriva con valigetta super comoda per il trasporto. Qui vediamo subito un chilogrammo, 16,8 volt con un'autonomia di 40 minuti e un'alimentazione da 100 watt. Allora, innanzitutto abbiamo qui manuale di istruzioni, tubo con tanto di spazzola terminale, si muove? No, con sblocco facilitato, questo serve per caricare la batteria, spina italiana e non sciuco, molto bene. Questa ragazzi che è la batteria, si capisce dal peso, ed è quella che la cosa che probabilmente pesa di più di questo prodotto, pesa di più molto tra virgolette. Il sofa brush, quindi la spazzola per i tappeti e poltrone e divani. Questo è il motore, signori, davvero è leggerissimo. Guardate, sembra un giocattolo, però speriamo invece che funzioni bene. Qui abbiamo anche una spazzola integrata, capiremo come funziona. E poi qui abbiamo la spazzola principale, che sotto, come potete vedere, ha due unità, questa rotativa e questa semplicemente a struscio, e poi qui ci sono le rotelline per camminare correttamente sul pavimento. Quindi andiamo ad assemblarla un attimo, penso che sia molto semplice da utilizzare. Ecco ragazzi, vado così, vado a occhio, ma mi sembra di aver già intrapreso la giusta strada. Qui invece va la batteria, che vediamo che si carica attraverso questo ingresso, penso così. Esatto, infatti l'alimentazione arriva qui e possiamo andarla a posizionare nella basetta che avete visto prima. Si alimenta da questo pulsante e qui poi invece abbiamo il boost per incrementare il funzionamento. Qui abbiamo le tacche che ci indicano lo stato della batteria, quindi penso sia totalmente carica. Accensione e spegnimento, quindi la spazzola integrata è subito questa qui, la possiamo andare ad utilizzare immediatamente. Perfetto. Invece quando vado a fare il boost aumenta di conseguenza anche la rotazione della spazzola principale. Molto bene. Una volta visto cosa c'è in confezione, adesso vi spiego giusto un attimo quelle che sono le funzioni principali e le skill fondamentali di questa scopa, in modo tale che possiamo poi vederla alla prova sulle varie superfici, in modo tale da vedere se realmente è efficace oppure no. Ovviamente io la risposta già ce l'ho perché l'ho provata già da un po', circa un mesetto che la sto utilizzando, e realmente ragazzi è da prendere in considerazione, perché a soli 200 euro ci portiamo a casa un aspirapolvere completo che ci dà la possibilità di essere utilizzato in svariati modi. Come potete vedere è molto compatta e pesa appena un chilo, modalità aspirabricere. Oltre a questo ovviamente abbiamo la scopa con la spazzola rotante posta sulla testa, e utilizzarla poi sarà semplicissimo perché possiamo andarla a incastrare con estrema semplicità. Nella parte anteriore poi invece possiamo staccare la spazzola rotante che utilizziamo per il pavimento e utilizzare questa spazzolina che è posta proprio al termine del tubo, e possiamo utilizzarla per esempio per andare a pulire per esempio qui nelle parti in alto.
Ok, e poi abbiamo il pulsante per il boost, quindi per aumentare la potenza di aspirazione. Aspirazione che ci consente una lunga sessione di utilizzo, ovvero di circa 40 minuti di utilizzo continuativo, che è davvero un buon margine considerando che la spazzola anteriore effettua ben 4200 giri al minuto. La ricarica è abbastanza rapida e dura circa 3 ore per essere completamente carica. Prova sul tappeto con peli di animale, vediamo come si comporta. Direi che la prova è andata bene. Adesso facciamo una prova con questo qui, che è la Sofa Brush, apposita per la pulizia materiali come per esempio divani, letti e cose del genere. Quindi andiamo a smontare, tac, e già in realtà la si potrebbe utilizzare in questo modo. E già comunque ha il suo effetto. Però in realtà questa spazzolina qui è perfetta per i mobili, invece qualora volessimo andare a intervenire qui sul divano, possiamo utilizzarla così.
risultato è davvero ottimo. Poi tutta la sporcizia viene immagazzinata qui dentro e adesso vi faccio vedere come fare a svuotarla. Le vado ad agire qui sul pulsante e invece di dover trasportare tutta la scopa, possiamo portare con noi soltanto il filtro e poi andarlo a svuotare semplicemente andando a premere sul pulsante qui sotto. Tac. Svuoto e vado a richiudere. Ovviamente poi in futuro potremo andare a sostituire il filtro che è posto qui all'interno. Una volta terminato, andiamo a reinserirlo. Quindi, ed è subito pronto all'uso nuovamente. Per ricaricare la batteria, che vi ricordo è inserita qui nel manico, abbiamo la necessità di utilizzare questo dock incluso in confezione, che purtroppo ci vincola al fatto di doverlo utilizzare in questo modo e quindi attaccarla in maniera di incastro, così come vedete, quindi possiamo sia posizionarla su un piano sia attaccarla alla parete, magari con dei tasselli, e tenerla quindi fissa così appesa, e posizionandolo invece comunque a una certa altezza abbiamo la possibilità di attaccarla comunque lasciando il resto dell'aspirapolvere attaccata, in modo da non doverla montare e smontare ogni volta. Però mi dispiace purtroppo che si debba utilizzare per forza questa doc e quindi essere vincolati ad un posizionamento o in orizzontale o in verticale. Quindi è un aspirapolvere abbastanza completa che non costa molto ed è un buon investimento a medio e lungo termine, perché con 100 € ci portiamo a casa un aspirapolvere davvero valida. Io la sto utilizzando da circa un mesetto e mi trovo davvero molto bene, per questo ho deciso di portarla qui sul canale. Così come in passato ho portato altri tipi di prodotti similari, quindi non dimenticate di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per essere sempre aggiornati sui nuovi video che usciranno ogni settimana. Mi auguro che questo video vi sia piaciuto, vi sia servito, qualora così fosse, vi invito anche a lasciarmi un like e seguitemi anche sugli altri social come Instagram e TikTok, dove pubblico giornalmente o quasi, a seconda della disponibilità del tempo, anche altri video riferiti ad altri prodotti che sto provando in settimana, e quindi magari avete qualche informazione in più oppure spoiler su quelli che saranno i prossimi video. Da Fassi è tutto per questo video, io vi ringrazio di essere arrivati fino a qui e ci vediamo molto molto presto. Ciao!